Quale modo migliore di festeggiare i 2000 iscritti sul canale se non quello di tornare a fare le guide Smash prendendo in esame un personaggio a cui sono affezionatissimo, il mio main, l'abitante. Visto che siamo poi in piena febbre da Animal Crossing, direi che è proprio il caso di puntare le luci dei riflettori su questo combattente ingiustamente sottovalutato dalla gran parte dei giocatori. Poracci, prima di iniziare la guida vera e propria, vi ringrazio per il continuo supporto e l'interesse che dimostrate sotto ogni video che pubblico. Qui su YouTube, ma anche su Twitch e Discord, insomma, sono molto fiero della community che si sta formando e sinceramente fatico ancora a rendermi conto dei risultati che sto ottenendo. Non vi ringrazierò mai abbastanza. Daje! Perché amo il villager? Semplice. Per me incarna l'anima della serie di Smash, un grandissimo contenitore in grado di amalgamare l'intero universo dei videogiochi sotto un unico denominatore comune, le botte. E quindi anche un rappresentante di Animal Crossing, un brand che con azione e violenza non ha nulla da spartire, ha le potenzialità per diventare uno spietato serial killer, e l'effetto viene poi amplificato dalla perfetta aderenza al materiale originale, tanto nel design quanto nel moveset. L'abitante non è uno dei personaggi più gettonati e secondo me per due motivi ben distinti. Il primo è proprio perché il suo stesso aspetto gli rema contro. Di sicuro non è un personaggio che ispira fiducia o aggressività e il primo impatto è quello di ritrovarsi di fronte a un'idea carina, uno scherzo, ma che ha ben poco da dimostrare in campo. Il secondo fattore è che ci troviamo di fronte a un personaggio fortemente sbilanciato che per ogni punto di forza ha almeno una debolezza altrettanto importante. Il suo quindi non è un playstyle di facile digeribilità e può scoraggiare molti giocatori, soprattutto i neofiti di Smash. Vediamo quindi nel dettaglio il suo potenziale e cerchiamo di capire se può fare al caso vostro. Il villager è un personaggio votato allo spam e al camping, quindi l'obiettivo principale è quello di mantenere una buona lontananza dall'avversario grazie ad un moveset basato principalmente su attacchi a distanza. Gran parte delle mosse dell'abitante infatti sono proiettili e questo è già un primo punto su cui riflettere. Si parte molto avvantaggiati contro avversari di grosse dimensioni e dal range ridotto, ma si soffre incredibilmente contro gli avversari che dispongono di una counter per proiettili. Inoltre, rispetto a Smash 4, le dinamiche di gioco si sono molto velocizzate, ma il villager non ha ricevuto nessun buff importante e la sua mobilità rimane estremamente limitata. Ad esempio, la sua velocità di scatto è la quarta peggiore in assoluto. Questo significa ritrovarsi in estrema difficoltà anche contro personaggi rapidi o semplicemente contro avversari che sono riusciti ad annullare la fase di neutral invadendo il nostro spazio. Allontanarsi per ristabilire l'equilibrio del match non sarà così facile. Ma ora passiamo in rassegna il moveset, iniziando dal jab. Rapida e veloce, questa combinazione di pugni con tanto di guantoni da box può essere un ottimo modo per alzare il danno dell'avversario, mentre il dash attack consiste nel lancio di un vaso. Questo è in realtà un proiettile ed ha una traiettoria che può essere sfruttata in più occasioni. Il vaso danneggia l'avversario all'impatto e può anche rimbalzare una volta toccato il terreno, ma durante la seconda traiettoria non avrà più hitbox, diventando così innocuo. Il dash attack può essere una mossa dallo spacing imprevedibile, utile per spiazzare l'avversario. Andiamo avanti e passiamo in esame i tilt. Il forward tilt consiste in un'ombrellata che allunga di parecchio il raggio di azione del villager con le sue hitbox disjointed, ovvero separate dal resto del corpo. Questo significa che può essere utilizzata per mettere sotto pressione lo scudo dell'avversario, rimanendo comunque a debita distanza di sicurezza. Distanza è la parola chiave anche del down tilt, dove abitante si piegherà per sradicare un'erbaccia dal terreno. Abbiamo un'ottima velocità di esecuzione, attivandosi al frame 9, e un range esteso grazie ad un'onda d'urto che allunga le hitbox della mossa. Rimane comunque più potente se eseguita in prossimità dell'obiettivo. Ad alte percentuali può killare, proprio come l'up tilt. Con questa mossa il villager agita un bastone davanti la testa per 3 volte. In tutto può colpire 2 volte, con il secondo colpo che ha un knockback verticale che può far volare l'avversario oltre la blast zone superiore, se il danno lo consente. La durata della mossa è elevata e le sue hitbox arrivano anche dietro al villager, ma contro alcuni personaggi più piccoli non è detto che il primo colpo connetta. Passiamo alle Smash, dove forse troviamo una delle 3 mosse che preferisco all'interno dell'intera saga. La Side Smash, infatti, la palla da bowling, è un attacco semplicemente devastante. È lento e con un range ridottissimo, ma tra danno elevato e grande knockback ha un potenziale distruttivo senza rivali. Inoltre, quando l'abitante lascia cadere la palla, questa assume una traiettoria perfettamente verticale. Questo significa che può essere sfruttata in modo creativo sul bordo dello stage e su quello delle pedane.
Inutile dirvi che anche questo è considerato un proiettile e può essere rimandato indietro con l'adeguata counter. Mi raccomando, massima cautela. Up Smash consiste in una multi-hit rappresentata da una fontana di fuochi d'artificio. Col suo knockback verticale può essere un'ottima kill move intorno al 120% di danno. Le tre hit in teoria portano l'avversario verso il centro dell'esplosione, ma non sempre connettono l'una con l'altra, soprattutto ad alte percentuali di danno. Il suo range disjointed verso l'alto la rende un'ottima mossa da sotto le pedane. La Down Smash invece consiste in due attacchi, prima davanti e poi dietro, dove l'abitante interrerà con la pala il malcapitato di turno. Mossa molto lenta e facilmente prevedibile, però un kill setup perfetto quando il danno inizia ad alzarsi. Con la palla da bowling o l'up smash, la stock è assicurata. Per quanto riguarda il gioco aereo, tocchiamo un argomento delicatissimo e fondamentale all'interno del moveset del villager. Questo perché, se all'inizio vi ho detto che i problemi insorgono quando l'avversario riesce ad avvicinarsi, sappiate che uno dei migliori strumenti per resettare le distanze è il neutral aerial, il Nair. Consiste in una giravolta a gambe e braccia tese ed attivazione praticamente immediata, al terzo frame, e in più è quello che in gergo viene chiamato un sex kick, ovvero un colpo dove l'hitbox rimane attiva per tantissimo tempo. Insomma, è l'attacco perfetto in qualsiasi situazione, dall'out of shield, all'inizio o all'interno delle combo, o anche per interrompere gli attacchi avversari. Con il Fair e il Bear abbiamo due attacchi sostanzialmente identici che cambiano leggermente le loro proprietà. Entrambi sono un ottimo tool per infastidire l'avversario da lontano. Il proiettile infatti copre una distanza enorme, ma mentre il Fair è veloce e rapido, il Bear è più lento ma potente. Anche se il danno dipende dalla distanza del nemico, più vicini sarete, maggiore sarà la potenza, un'ottima idea è quella di usare il C-Stick per mantenere le distanze pur direzionando il colpo, per rimanere nel range ottimale d'azione del villager. Inoltre, data l'incredibile mobilità aerea di abitante, la fionda è uno strumento perfetto di juggling per portare a spasso fuori dallo stage gli avversari, in particolare quelli più grossi e pesanti che diventeranno dei veri sacchi d'allenamento per le nostre combo aeree. L'up air e il down air, ugualmente agli attacchi laterali, sono due mosse speculari che hanno le stesse proprietà. Entrambe consistono in due sex kick dove il villager tirerà fuori delle rape, moneta di scambio importantissimo all'interno dell'ecosistema di Animal Crossing. Qui possono essere o una potente spike, il Dair, o una kill aerea verso l'alto, la Pair, ma entra in gioco un fattore random da non sottovalutare. La potenza di questi due attacchi dipende da quante rape tirerà fuori il villager e il numero può variare da 1 a 3, dove le 3 rape rappresentano il massimo del potenziale d'attacco. E ora le mosse speciali, il fiore all'occhiello della distruzione targata Animal Crossing. Il side B è il razzo girogno o Lloyd Rocket, uno strumento multiuso che dovrete imparare a utilizzare in tutte le situazioni. È infatti il mezzo principale d'approccio e sebbene non faccia così tanto danno, è sicuramente un elemento in grado di infastidire l'avversario. La sua traiettoria orizzontale deve costringere il nemico ad agire in determinati modi e voi dovrete essere in grado di prevederli. Vi spiego bene. Un'ottima strategia può essere quella di far partire il razzo e correre dietro di esso per essere al riparo da eventuali colpi dell'avversario. Se il nemico decide di usare lo scudo, a questo punto siete abbastanza vicini per effettuare una presa, oppure, appena partito il razzo, potete già leggere un eventuale salto del vostro avversario e prepararvi quindi a coprire con dei proiettili anche la zona aerea sopra il vostro obiettivo. Sul bordo può essere un ottimo modo per infastidire le azioni di rientro e costringere l'opponente ad andare dove volete voi. Magari una recovery bassa per tentare la kill con la palla da bowling, o una recovery alta per andare di fionda o up smash. Tenendo premuto B, il villager cavalcherà il razzo incrementando notevolmente il suo potere d'attacco. Questo però vi renderà esposti a numerosi tipi di contrattacco, senza contare che il missile può essere riflesso. Ciò nonostante, nelle azioni di recupero è un ottimo tool per fermare la traiettoria di lancio o anche in questo caso per confondere l'avversario e rendere imprevedibili i vostri rientri. Il Neutral B è la tasca, il Pocket, una counter devastante che può assimilare qualsiasi proiettile per metterlo da parte e riutilizzarlo a piacimento in un secondo momento, premendo nuovamente il tasto dell'attacco speciale. Il proiettile ritorna indietro con un potere d'attacco quasi raddoppiato, inoltre se si fa il Pocket su un oggetto come la corona di King Hyrule, si priva l'avversario di questo strumento, perché è considerato ancora in campo e non riutilizzabile. Anche qui sbizzarrite la vostra creatività e trovate un modo devastante per ripagare i vostri avversari con la loro stessa moneta, come in questa combo. Il Down B è l'albero, o meglio, il giardinaggio.
È una mossa devastante, ma che richiede 4 fasi di preparazione, tutte ancorate al primo punto d'inizio. Nella prima fase il villager pianta il seme dell'albero, nella seconda lo annaffia e lo fa crescere, nella terza gli dà una prima accettata e nella fase finale, la quarta, con la seconda accettata, l'albero viene abbattuto. Nella prima fase non c'è alcun tipo di danno, è solo una preparazione. Nella seconda, l'animazione di crescita è in grado di danneggiare sufficientemente l'avversario. Nella terza e quarta fase, con il down B si tira fuori l'ascia. Questa può essere utilizzata come arma a sé stante. Ha un grandissimo potere d'attacco, ma è lenta e a corto raggio. Per far cadere l'albero bisogna dare 2 accettate sullo stesso lato, quindi un buon setup può essere quello di preparare la caduta, intaccando l'albero in entrambe le direzioni. Attenzione però, se non ci si sbriga l'albero appassirà svanendo, costringendovi a ricominciare dalla fase 1 e perdendo l'utilizzo dell'ascia. Con la caduta l'albero crea una quantità ingente di danni, fino al 25% con la prima hitbox, ed è praticamente una kill assicurata. Può essere inoltre utilizzato sul bordo proprio come la palla da bowling e come scudo dai colpi nemici. Questi non saranno in grado di abbatterlo, ma potranno comunque velocizzare il suo processo di sfioritura. Quando viene abbattuto, sempre casualmente, può essere generato un tronchetto o un frutto consumabile. Attenzione che anche in questo caso, mentre l'albero viene sradicato, questo è considerato come proiettile e può essere rimandato indietro al proprietario. L'app B, la recovery, è la migliore del gioco. Sì, avete capito bene, i palloncini del villager hanno un potenziale infinito, tanto che si può attraversare con facilità lo stage da parte a parte, passando da sotto. Il loro funzionamento è semplice. Una volta tirati fuori, basterà tenere premuto il tasto B per guadagnare quota grazie ai 2 palloncini gonfi d'elio. La loro durata non è infinita e una volta esauriti lasceranno inerme il villager. Possono essere attaccati dall'avversario che può farli scoppiare, ma se anche abitante viene toccato durante l'attacco, potrà riutilizzarli di nuovo senza alcun problema. Attenti però che abusandone non si ricaricheranno al massimo e dopo un po' uscirete direttamente con un solo palloncino, riducendo sensibilmente le vostre capacità di recupero. Va da sé che grazie alla miglior recovery del gioco e una propensione al juggling, col villager non dovete avere paura di uscire dallo stage per andare a caccia dell'avversario ovunque esso si trovi. Anzi, lo spot preferito del nostro main sarà proprio il bordo. Per dirla breve, l'obiettivo è quello di allontanare il nemico dal terreno per non farlo rientrare più, e gli strumenti per farlo ne abbiamo parecchi. Infine le prese. Purtroppo il retino è estremamente lento e prevedibile, e nonostante l'ottimo range non è una buona opzione out of shield. Una volta aggrappato l'avversario, la forward e l'up throw non trovano utilizzi concreti, mentre la down throw è un'ottima combo starter e la back throw è forse una delle kill move più sicure del villager. Il problema rimane sempre quello di riuscire a catturare l'avversario. Quindi poracci, il consiglio è molto semplice. Sperimentate il più possibile con questo personaggio che, nonostante degli ovvi limiti, vi darà delle soddisfazioni senza pari. Anzi, vi dirò di più, visto che è un personaggio schifato da tutti, quello del villager è un matchup conosciuto da pochi, quindi un abitante esperto ci metterà un attimo a mandare completamente nel pallone la maggior parte degli avversari, che non sapranno come arginare la pioggia di proiettili, ma soprattutto verranno annichiliti dalle vostre azioni di edge guarding. Preparatevi a dei rage quit di un certo livello. E questo era tutto, spero che la guida vi torni utile e magari vi apro un mondo su un personaggio conosciuto troppo poco. E questo è il mio modo di ringraziarvi di tutto quanto. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Vi aspetto nei commenti, dove mi dovete far sapere assolutamente su quale personaggio volete che sia incentrata la prossima guida. Io sono il Poro Michele, 2000 volte, ciao!